Malgioglio perde le staffe, Luca Onestini stuzzica sulla sua malattia, Cristiano sbotta. Cristiano Malgioglio perde la pazienza, Luca Onestini nel mirino del paroliere. Lo scherzo è bello quando dura poco, recita il detto. Se dura di più può succedere che qualcuno perda le staffe e reagisca in maniera non proprio amichevole. E quanto accaduto nelle scorse ore tra Cristiano Malgioglio e Luca Onestini. Il paroliere, stuzzicato a più riprese dal tronista sulla sua malattia, la vitiligine, dopo aver ribattuto con ironia, ha perso le staffe ed ha alzato i tacchi. Tutto era iniziato tra le risate e la goliardia. Nell'ultimo periodo pare che gli inquilini della casa del Grande Fratello VIP stiano cercando di ribaltare i ruoli nel reality, mettendo in crisi il grande orditore di trame Malgioglio. Andiamo a scoprire tutto. Luca Onestini istiga Malgioglio che sbotta, senti, basta. Non me ne frega un cavolo di voi. Malgioglio è intento ad intrattenere gli inquilini in giardino, prendendo uno spicchio del freddo sole di novembre. Alla comitiva s'aggiunge Luca Onestini, che s'accomoda su una sedia in pantaloncini corti. È l'inizio di una gag simpatica che si trasforma per il paroliere in uno scherzo un po' troppo prolungato. Ma perché non ti metti i pantaloncini per coprirti le gambe che fa freddo? La domanda di Cristiano è il pretesto giusto per scatenare il lato dispettoso di Onestini, che con goliardia ribatte, non ti piacciono le mie gambe perché ho le macchie? Questo è il messaggio che fai passare ai giovani? Malgioglio corre sulla difensiva con un ma figurati. Luca continua nello scherzo, a sto punto nominami stasera perché ho le macchie, dai nominami. Ma io ti amo con e senza macchie, tiene botta l'istrione. Meno male che non mi faccio problemi. Sei un maleducato. Per il paroliere lo scherzo è durato fin troppo e non è più sopportabile. La stizza prende il sopravvento e scatta lo sfogo prima di alzare i tacchi, senti, basta. Non me ne frega un cacchio di voi, adesso non parlo più con nessuno. Luca Onestini, quella simpatia che non ti aspetti, l'ex tronista è la rivelazione di questo GF VIP. Screzzi, punzecchiature e tormenti d'amore a parte, Luca Onestini è senza dubbio una delle rivelazioni di questo Grande Fratello VIP. Iniziata l'avventura con profilo basso, l'ex tronista, strada facendo, si sta imponendo come uno dei personaggi più simpatici e ironici del programma, svelando un lato del suo carattere finora mai mostrato innanzi alle telecamere, nemmeno quando sedeva sullo scranno di Uomini e Donne.